complimenti. Fondata per la pace di Marco di Dottor, da Re Ferdinando d'Aragona e poi da suo figlio Alfonso. E io voglio fare questo mio intervento proprio facendo un paragone fra i soggetti di questa chiesa, cioè i martiri di Otranto, e quelli che poi sono stati chiamati spregiativamente i Lazzari. I martiri di Otranto nel XV secolo, come sappiamo tutti, erano i napoletani che stavano più a sud, perché questo era il regno di Napoli tutto, anche la Puglia era il regno di Napoli. Questi napoletani della terra d'Otranto furono assaliti da un esercito di infedeli, i saracini di allora, gli ottomani, i quali, come sappiamo, fecero gli eccidi e le violenze su di essi, i quali difendevano i loro valori. Ecco, su questo che voglio soffermare un attimo: i valori dei nostri antenati napoletani martiri d'Otranto. Già la parola martiri è stata molto abusata in genere negli ultimi tempi. Martiri sono quelli che muoiono per la fede, e giustamente sono quelli d'Otranto. Qual era il loro valore? Il massimo valore di allora era Dio, colui che aveva fondato l'unica chiesa vera che esiste al mondo. Subito sotto Dio c'era la patria del regno di Napoli, napoletano, per cui bisognava anche lì, sotto la patria c'era il re, cioè il rappresentante di questa nazione, colui che era il garante ed era il punto di riferimento di ogni attività che avveniva. Ancora di sotto di lui c'era la famiglia, il nucleo del popolo fatto a immagine e somiglianza della Chiesa e della Sacra Famiglia. Questi valori immutabili furono attaccati da questi infedeli. Loro volevano cambiare queste cose, cambiare il Dio, cambiare il re, cambiare la patria, cambiare il tipo di famiglia, come purtroppo sappiamo che è accaduto. Allora questi valori così importanti che tenevano uniti questo regno, e l'hanno tenuto unito per 750 anni, il regno di Napoli è stato unito dalle Puglie fino a qui ed oltre, fino a terra di lavoro, compresa anche la Sicilia. Questi valori diventano gli stessi valori che avevano i nostri antenati un po' più avanti, nel 1799, quando un altro esercito di infedeli, non tanto infedeli come i turchi, ma atei, con nemici della Chiesa di Roma, invasero il regno di Napoli per distruggere i suoi valori. Guardate, quello che sto dicendo non sono delle opinioni. I francesi andarono prima a Roma, dove misero in carcere il Papa Pio VI, che morirà per le anterie subite. Quindi il loro principale obiettivo era distruggere i valori del nostro popolo, cioè Dio, Padre, Re e Famiglia. E loro vengono a Napoli con questa mentalità, per motivi che non sto ovviamente a dilungarmi. L'esercito napoletano non poté fermare i francesi. Il re fu costretto ad abbandonare la città e, in base a un uso importante, a una tradizione importante che era nella grandissima città di Napoli, una delle più grandi al mondo dell'epoca, quando il re non c'era, il popolo diventava sovrano e aveva il diritto dovere di difendere la capitale. Allora i nostri antenati, proprio oggi, 20 gennaio del 1799, si riunirono nel convento di San Lorenzo e decisero di prendere le armi per difendere i loro valori, per difendere la loro religione, per difendere le loro case, per difendere i loro beni. Il 20 maggio si riunirono, ripeto, per il convento di San Lorenzo, poi passarono, era domenica, per il Duomo e chiesero a San Gennaro di benedire le loro armi e di difendere contro i francesi atei che erano alle porte di Napoli. Fecero addirittura una bandiera con le insegne di San Gennaro e dissero che loro, San Gennaro era il loro generalissimo e che l'avrebbe difeso. Il giorno 21 i francesi attaccarono su tre punti, che erano le tre chiavi per entrare in città: sul fiume Sebeito, al ponte della Maddalena, al mercato, che erano
un'altra porta importante, Porta Romana, e soprattutto questa qui, Porta Caruana, che era la porta nord di Napoli. Il più grande esercito arriva proprio da questa parte e si trova di fronte a sé il popolo napoletano, vestito alla meglio, con degli stracci addosso, bianchi, e li chiamarono Lazzi, ma non perché erano delinquenti, erano persone di ogni genere, soprattutto popolani, che presero le armi e difesero fino alla fine la loro città. Morirono a migliaia sotto l'arco di Porta Caruana. E nessuno mai, se non fosse stato per loro negli ultimi anni, ha ricordato questo egoismo enorme. Morirono più di 10.000 in questa zona per difendere la loro capitale, non far entrare i francesi atei e saccheggiatori. Figuratevi che i francesi dovettero superare Porta Caruana a cavallo sopra i morti che si erano formati là per fermarli, per non farli venire. Ovviamente ci fu anche manforte in questa chiesa, in questo convento che prima era un convento che rappresentò la base di difesa di Lazio. Quando i francesi finalmente il 21 riuscirono a sfondare alla loro forza nettamente superiore, un po' come era quella dei turchi dei martiri di Otranto, e massacrarono tutti quelli che stavano nella chiesa, e entrarono qui con i cavalli, distrussero tutto, buttarono a terra le ostie, rapinarono tutto quello che c'era da rapinare e uccisero tutte le persone che trovavano perché erano cattolici. Ecco il riferimento dei martiri di Otranto. Poi passarono al convento, uccisero anche i religiosi e incendiarono il convento, e poi si misero ad attaccare tutte le case attorno alla chiesa di Santa Caterina. Questo durò il combattimento anche il giorno 22, durò anche il giorno 23, ma i francesi erano troppo forti e dovettero alla fine arrendersi i nostri antenati, chiamati, come ho detto, apposta Lazzari per farli diventare qualcosa di negativo. Invece essi sono una luce di martirio fatto per i valori che ancora oggi sono così importanti. Giustamente Don Carmine ha detto che a volte è al momento finale della vita, al momento più eroico, al momento del martirio, che si capisce bene chi si è e se si è fatta la volontà di Dio. E come Gesù lo fece sulla croce, i martiri di Otranto lo fecero sotto la mannaia dei turchi, e i nostri martiri qua lo fecero sotto le baionette dei francesi che ammazzarono senza pietà, fossero essi uomini, donne, bambini, vecchi, non c'è nessuna differenza. Una pagina importante che noi dobbiamo ricordare. Io ho fatto un foglietto che ho messo là sopra con un breve riassunto dei fatti che vi ho detto, e che dobbiamo portarlo fuori, farlo capire a chi non lo sa. Noi siamo stati una grande barriera contro le barbarie di ogni tipo, e quindi dobbiamo ricordarci di essere fieri e onorare questi martiri. Noi abbiamo portato la corona di fiori nella nostra associazione per i Lazzari martiri pure loro, e lo faremo proprio all'altare dei martiri d'oro, perché sono martiri anch'essi. Lasceremo lì i nostri fiori, in modo che qualcuno che venga poi, magari leggendo anche il foglietto, possa avere questo squarcio del passato, questa luce, anche la Maddalena, questa luce che noi abbiamo aperto sul nostro passato. Siamo stati prima al ponte della Maddalena, ricordate anche lì quelle persone che hanno fatto i Lazzari, abbiamo messo la bandiera in mano a San Gennaro, perché era lui che difendeva con la mano verso Gesù, ma anche contro il nemico che voleva distruggerci, e abbiamo messo i fiori anche lì. Lo faremo anche in questa chiesa, sperando che il ricordo rimanga, e sperando che magari anche l'anno prossimo ci possa essere qualcosa di più importante per interessare anche tutta la comunità, che sono cose fondamentali del nostro passato, che se noi ricordiamo ritroviamo anche la forza per essere più cattolici oggi, per essere più vicini ai nostri beni materiali e morali. Vi ringrazio per l'attenzione, e dopo andremo a contare.